Vicino Caserta, o meglio Marcianise, è Caserta, ma soprattutto è la culla del pugilato italiano, almeno di un pugilato che abbiamo ritrovato spesso all'Olimpiade. È una serata organizzata dalla Box Loreni, siamo in casa del Great Gym Center, un centro polifunzionale, polisportivo, che è il vero motore dell'attività sportiva dell'intera area. E questa sera l'evento è particolarmente importante perché c'è un passaggio tra la storia pugilistica olimpica, che è detenuta certamente da Domenico Valentino, grande dilettante e grande punta della nazionale, e Mohamed Kalladi. Mohamed Kalladi è il nuovo emergente, pugile, che è indicato da molti come interessante e dal brillante futuro. Entrambi sono chiamati con questo titolo intercontinentale IBF dei pesi leggeri che state vedendo, questa è la cintura, a un passaggio importante, a un salto importante, soprattutto per chi vincerà questa cintura. Domenico Valentino viene dal tentato assalto fallito all'Europeo e quindi intende riscattarsi. Ha combattuto dopo la delusione con Francesco Patera, è tornato a combattere vincendo ai punti contro Nestor Maradiaga. E mentre Mohamed Kalladi, eccolo qui, simpaticissimo genovese di origini tunisine, ha vinto a Sequals, il paese natale di Primo Carnera, contro Marcello Matano, una vittoria per KO tecnico. E per lui questo, ci ha dichiarato ieri durante le operazioni di peso, è il match della vita. Ma comunque per entrambi è un match importantissimo, perché per Domenico Valentino rappresenterebbe il riscatto dopo la delusione dell'Europeo mancato, e quindi una cintura per poter ripartire e tentare magari nuovamente un titolo europeo. E per Mohamed Kalladi il discorso è più intimo, se vogliamo, è una necessità di avere conferme del proprio valore. Eccolo qui, Domenico Valentino, detto Mirko, è atleta di casa, neanche a dirlo, è proprio di Marcianise, e quindi il tifo è tutto per lui, e c'è anche emozione sul suo volto. Ci sono i due figli, Tommaso e Brenda, e insieme alla moglie Rossana, sbaglia addirittura strada. E il suo primo maestro, Raffaele Munno, lo ha cresciuto al meglio. Questo match si doveva disputare a maggio. E Domenico Valentino si è allenato alla pugilistica medaglia d'oro proprio di Munno. E ricordiamo, è stato campione del mondo dilettanti nel 2009 a Milano. Ha preparato questo match con collaborazione anche da parte del maestro Gino Freo. Adesso partiamo con l'inno della Tunisia per Mohamed Kalladi.
32 anni Mohamed Kalladi, è arrivato in Italia una decina di anni fa come tanti altri emigranti e si è stabilito a Genova. Adesso l'inno d'Italia. Allora, Mohamed Kalladi, come stavamo dicendo, è allenato dal maestro Dino Orso, ma nelle ultime stagioni è seguito da Filippo Lavantia. È arrivato in Italia che aveva 19 anni e ha iniziato la boxe alla Celano Box di Genova. Da dilettante ha portato avanti 35 match, la metà vinti, è sposato e ha due figli da una decina d'anni vive e lavora a Genova, lavora sui punteggi. Lo scorso anno proprio una sbarra gli cadde sulla spalla destra, infortunandolo proprio in occasione del combattimento con Marcello Matano per il titolo vacante del Mediterraneo. Ha 13 vittorie, di cui 7 prima del limite, 8 le sconfitte e un pari. Di Domenico Valentino abbiamo detto tanto, sappiamo tutto, diciamo soltanto che delle 9 sono 9 le vittorie, di cui una per KO, una sola sconfitta, a cui abbiamo fatto cenno in precedenza, e cioè l'incontro per il titolo europeo contro Francesco Patera. È stata una sconfitta che ha lasciato molto amaro, soprattutto il verdetto finale con la bellezza di 7 punti di scarto è stato giudicato inconcepibile. Noi siamo di quel parere, ma insomma stasera si riparte, e si riparte con questo incontro sulle 12 riprese, categoria leggeri. Il supervisore della serata è Roberto Rea, l'arbitro è il signor Massimiliano Bianco, i giudici sono Enrico Terlizzi, Francesco Rega e Paolo Ruggeri, il medico è il dottor Angelo Annunziata. A proposito di medici, è stato consegnato il premio Quarenghi a Mario Inareo Sturla, il dottore che tutti gli appassionati del pugilato conoscono, è il medico internazionale, e il premio Quarenghi è intitolato al dottore Giacomo Quarenghi e viene assegnato ogni 2 anni. Quindi congratulazioni a Mario Inareo Sturla. Ed è una serata questa particolarmente felice, perché segna con il ritorno del pubblico poco selezionato, distanziato e con mascherina, del pugilato con un po' di calore attorno. La serata è organizzata, come detto, dalla box Loreni. Art Media Sport è il motore organizzativo, ovviamente la Federazione Pugilistica Italiana. Tra l'altro possiamo salutare anche il presidente federale Vittorio Lai, che questa sera è voluto essere qui ad assistere a questo incontro tra Domenico Valentino e Mohamed Kalladi.
Valentino al suo angolo cerca di fare un po' di stretching e in attesa dell'avvio. A 36 anni Domenico Valentino deve giocare bene le sue ultime chance. Partono subito molto cauti. Estremamente determinati, entrambi hanno motivi per portare a casa questa cintura. Il diretto destro di Calladi, ancora molta cautela da parte di Domenico Valentino, assistente capo della Polizia di Stato, detto Mirko o Mister Tattoo se preferite. Quello che sappiamo è che è stato per tanti anni una delle punte della nazionale, con tantissime medaglie conquistate ai mondiali, agli europei, insomma in tutti i tornei internazionali. Belle combinazioni da parte di entrambi, si scalda il pubblico, tutto dalla parte di Domenico Valentino. Domenico Valentino che, per dire chi è Mohamed Calladi, durante l'operazione di peso ha ricevuto proprio da Calladi un barattolo di pesto fatto in casa. Calladi si sente italiano, combatte questa sera sotto la bandiera del suo paese, ma si sente italiano. Indicava anche una farfalla tricolore prima, durante l'inno italiano ha fatto richiesta di cittadinanza e ci sono ancora tempi che devono evidentemente maturare. Era pronto Mohamed Calladi, prima ripresa in cui sembra che entrambi stiano mettendo sul tavolo ognuno le proprie carte, ognuno vuole mostrare quello che sa fare, sia in velocità, in fantasia. Molto mobile Calladi, riesce a girarsi agevolmente e questa è la sua arma principale. E con passo spalancato, forse in modo esagerato, ma questa è la sua box. Adesso non si ferma sulla break dell'arbitro. Ricordiamo, questo è il titolo intercontinentale IBF pesi leggeri, la distanza è quella delle 12 riprese ed è un titolo vacante, quindi non c'è un campione questa sera, lo sono entrambi. Difficile anche poter immaginare come andrà a finire, se la vittoria sarà di Domenico Valentino oppure di Calladi, oppure se si finirà prima del tempo. Intanto cresce il tifo, che è sempre, ricordiamo, tutto per Domenico Valentino, pugile di Marcianise, come del resto anche Clemente Russo. Sì, capito? Il destro dritto, non così, ok? Si abbassa, lo vedi? Quindi o il destro dritto o lo prendi da sotto, ok? Ragiona, eh? Sta parlando Calladi. Hai visto il jab bello lungo come entra? Doppialo, doppia il jab, capito? Doppi il jab e destro dritto o il montante, ok? Non buttare quel destro dal largo, ok? Fuori i secondi. Allora, di allenatori in effetti Mohamed Calladi ne ha, come detto, diversi, perché la prima parte della carriera ma ancora adesso è seguito dal maestro Dino Orso. Poi c'è anche Paolo Celano, quello che avete ascoltato. Attenzione, colpo di incontro accusato da Domenico Valentino, che fatica a rialzarsi, non ce la fa, finisce qui. Incredibile, probabilmente si è infortunato anche alla gamba. Com'è strano il pugilato. Da una parte la gioia che state vedendo
di Calladi, lui stesso fa fatica a crederci, dall'altra parte il dolore e la delusione per Domenico Valentino. Qualcosa deve essere accaduto, però crediamo più che altro alla gamba. Adesso viene questa scena è fantastica, questa scena è fantastica, andiamo sulla scena, andiamo sui due, andiamo sui due, cioè si è gettato sul corpo, seguiamo, cioè si è gettato su Domenico Valentino Calladi. Qualcosa è successo, sì, probabilmente alla caviglia, stanno togliendo una scarpa. Ecco, qui rivediamo, Roberto Cambotti ci fa rivedere il momento del diretto destro. Ecco Calladi, ecco il colpo d'incontro. E sì, e purtroppo il problema è alla caviglia destra. Si sarebbe potuto rialzare, ha provato, sentendo anche l'arbitro e il conteggio, Domenico Valentino, ma non poteva, come ha provato a mettere il piede a terra, e questo evidentemente ha ceduto. Ancora altri abbracci, sfortunato Domenico Valentino, questo è il caso di dirlo. È la serata delle lacrime, da una parte lacrime di gioia senza fine, abbiamo detto questo match rappresentava dei traguardi molto importanti per entrambi, ognuno sa quello che vuole e che si aspetta dalla vita. Calladi piange a dirotto come un bambino, ancora all'angolo continua a piangere, adesso ecco sono invertite le parti, Domenico Valentino che si è rialzato con l'applauso del pubblico, è andato a congratularsi e andranno entrambi questa sera a cena, eccoli qui come due fratelli più che come due amici, e per fortuna vediamo Domenico Valentino sorridere, e questo è un è una buona cosa. C'eravamo un po' preoccupati all'inizio per la smorfia di dolore, rimane con un piede scalzo, vediamo la caviglia. Quel tipo di atterramento lì purtroppo provoca al 99% dei casi una rotazione partendo dalla punta della caviglia, è la caduta del pugile peggiore, diciamo, perché la gamba rimane sotto. Volevamo assistere a un match lungo, intenso, rocambolesco a tratti, però così rocambolesco proprio non ce lo aspettavamo. Davvero non ce lo aspettavamo. Perché ecco, il colpo c'è stato, è andato giù, lo ha accusato. Qui ecco il piede che riviene fuori, avete visto? E questa è la dinamica in cui le caviglie a volte si fratturano. Chiaro che c'è una grande delusione da parte del pubblico, dei tifosi di Domenico Valentino, proprio qui in casa sua, finalmente un match importante, voluto fortemente dalla federazione, voluto da Loreni, il promoter. E però se avete notato, dopo il clamore, lo spavento iniziale, non c'è alcun tipo di vociare polemico, c'è stato l'atterramento e non è riuscito a rialzarsi, perché la caviglia qui la stiamo vedendo già, la caviglia qui ecco arriva il ghiaccio anche alla caviglia, siamo a 4-5 metri di distanza dalla caviglia di Domenico Valentino e stiamo vedendo come si stia gonfiando, quindi
Il problema soprattutto è quello, si stava rialzando al conteggio dell'arbitro, era al 6, come ha messo il piede non c'è riuscito, è andato di nuovo indietro. Seconda ripresa. E adesso ci sono le foto, c'è tutto il rituale e credo che la cosa migliore sia quella di avvicinarsi al ring mentre stiamo rivedendo ancora una volta l'atterramento, il colpo vincente di Calladi in una fase di avvio quando ovviamente c'è anche molta, molta freddezza. Abbiamo purtroppo del tempo per chiamare a noi gli intervistati, però ci organizziamo al meglio. Eccolo qui l'applauso del pubblico. Allora, sì, grazie Mohamed. Ti chiedo proprio di sederti se stai comodo. Domenico ti segue, hai una caviglia, Domenico, fai attenzione, è molto molto gonfia. Ecco, fa molto male, ma si è visto all'istante. Concedici, campione, un istante per sentire quelle che sono le reazioni di Domenico e poi veniamo da te. Domenico, ti stavi rialzando al 6, credo, quindi conscio, consapevole del conteggio. Come hai provato a mettere il piede a terra? Sei ricaduto indietro, non c'era proprio nulla da fare. No, diciamo che non c'era forza, poi non c'era forza sulla caviglia. Non sono uno che si arrampica sugli specchi, il colpo l'ho preso. Certo. Sono stato sfortunato a cadere male. Sì. È una delle peggiori cadute quella, sì. Perché il piede rimane sotto. Sì. Dopo una bella prima ripresa, diciamo che stavo cercando di iniziare il match nelle mie mani, però sono cose che capitano, come dico sempre, la vita è imprevedibile. Ci alleniamo per questo e può succedere tutto. Beh, una frase hai detto molto bella. Sul ring non si perde mai. Non si perde mai, si impara e magari la prossima volta cercherò di mettere qualche fasciatura in più alla caviglia, però merito al vincitore. Sì, quel destro è riuscito a sorprendere. Sì, mi ha sorpreso, diciamo che questo è il pugilato. Poi è come nella vita, insomma, cioè, ti può sorprendere da un momento all'altro. Nonostante sono partito il secondo round con le intenzioni di essere più concentrato del primo e di portare solo il match dalla mia parte. Come si è visto il primo round l'ho portato più verso di me, volevo incrementare a risalire. Però sono cose che capitano, non ci ammazziamo su queste cose. No? C'è un bambino, certo, che c'è un bambino stupendo, c'è anche io, il mio l'ho fatto, purtroppo figlia. Sono cose che capitano. Io come dico sempre, non abbiamo bisogno di fortuna. No. Stavolta diciamo che Calladi, il momento, il periodo è stato dalla sua parte e non è stata dalla parte di Valentino. Però che dobbiamo fare? Certo. Bisogna rimboccarci le maniche. Sei sempre avanti. Stato un atleta concreto, hai un passato da dilettante eccezionale, hai combattuto 250-300 volte, adesso non ricordo. Adesso questa carriera professionistica forse arriva un po' in là con l'età,
Dopo questa seconda sconfitta di un titolo internazionale, questa domanda è scomoda ma te la devo fare. Come vedi i tuoi programmi? Ma adesso intanto voglio riposarmi perché la preparazione è stata dura. Ma a prescindere che il match è stato di solo due round, anzi un round diciamo. Però comunque la preparazione è stata dura, è stata quella che ti logora un po'. Diciamo le mancanze alla famiglia, tutte le penitenze. Quindi che fa. Quindi dire stop non esiste? No, ma non si abbandona mai, poi vediamo, dai. Adesso ho bisogno di riposare, godermi un po' la famiglia, godere questi giorni persi, certo. Certo, che per la famiglia poi vediamo, stare vicino alla preparazione di un atleta è la parte più dura. Mai dire mai, però non sono nemmeno uno che lo devo a qualcuno. Se mi va di farlo, lo faccio, punto e basta. Se mi va di smettere, prendi quando ne li appendo. Però mi ero prefissato un obiettivo che per adesso è rimasto ancora quello. Spero che non cambi. Poi vediamo, dai. Quello dell'europeo. Sì. Ok, e questo volevamo sentire. Congratulazioni, cioè scusami, congratulazioni, forza e coraggio in questo caso. Le congratulazioni sono tutte quante per lui, è il campione, è giusto che per si Callati, certamente. Mi dispiace solo per la gente che è venuta, però hanno capito. Sono cose che capitano nella vita, questo può capitare hanno, tutto. Hanno compreso. Può capitare tutto, capitano anche tutto. Allora, veniamo a te Mohamed. Non abbiamo fatto neanche in tempo a mostrare quello che realmente sapevi fare, ho soltanto detto che sei un ragazzo, un giovane uomo di 32 anni, simpatico, che ama il suo paese e ama anche l'Italia. Comunque, far valle qua, far quindi, valle comunque. Esatto, però sto notando un particolare, non so se siamo a favore di telecamera, sì. La farfalla tunisiana? Sì, la farfalla tunisina. E qua la farfalla italiana? Italiana, no, ma sto notando anche una cosa, che lì c'è il nastro tricolore. Nastro tunisino. Ecco, però tu hai atterrato. La farfalla tunisiana, ecco. Un'altra qua tunisiana. Dico però. Genova qua, l'ho messa la città. Sì. Non so se l'ho riuscita a prendere. La telecamera sta di là. C'è Genova, però quello che a noi interessa è che questa bandiera tunisina ha atterrato Domenico Valentino. Sì. Non quest'altra. No. Quindi, allora. No, tu vuoi, stai cercando lavori, ti sei fatto famiglia a Genova, hai regalato anche un barattolo di pesto genovese a Domenico ieri, sei il nuovo campione, quindi il risultato è ottenuto, le tue tante lacrime sono sia per i sacrifici sì. Ma dentro probabilmente perché avevi qualcosa da riscattarti. Guarda, sono uno specialista, dicono, a far piangere la gente. Puoi dircelo se ti va, ovviamente. Non lo so, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. Perché ci sono tanti sacrifici. Cosa rappresenta per te quella cintura lì? Rappresenta di cosa? Cioè? Da dove sono arrivato e come sono costruito qui, sì? In Italia. E il percorso della mia vita in totale, no? Vita dura. Da 0 a 10, diciamo, sì, così. Sì. E ci sono tanti dettagli, tra virgolette, non voglio tirarli fuori, quindi no, vabbè, certo. Vedo questa maglia. Sì. Questi qua sono un mio paesano tunisino, mancato, sì, purtroppo, è stato morto. E lui italiano, Francesco. Bacio. Tutti e due. Chi sono? Una distanza da un mese all'altro, no? Di due. Due amici? Chi sono? Amici. Uno in Italia, a Genova, mancato, e l'altro in Tunisia. E le ho fatte questa maletta qua, infatti io sinceramente lo volevo dedicare la vittoria a loro due. Davvero, dal cuore. Infatti l'ho messo in un cuore. E in più dietro la mia maglia ho messo anche il ponte di Genova, no? Perché lo volevo veramente. Ho perso troppo tempo a fare un sacco di cose dietro questa maglia qua, perché me ne presento tante cose. Ecco, vediamo, guarda lì, la telecamera è lì. Eccolo qua. Di 43 vittime che sono state a Genova, col ponte, e poi la mano tunisina, italiana, che sono date la mano l'una all'altro, quindi è una bella cosa. La farfalla italiana sempre che mi accompagna, anche con i tatuaggi.
E la tua famiglia, tua moglie? Ex, sono separato. Ok, i tuoi due bambini, sì. Ovviamente. Saluto, ciao Baruma, ciao Jailuna. Ecco, che quanti anni hanno? Hanno 10 anni, sì. Ibrahim, e Jailena 6 anni. Ho capito. E senti, tu lavori nell'edilizia? L'anno scorso, adesso hai smesso. Sì, faccio un po' panettiere, lavoro in una pasticceria. Panettiere, sì, sì. Ok. Dopo l'incidente di quella sbarra che ti cadde sulla spalla destra, sì. Lavoravi sui punteggi, hai deciso che non era più il caso. Sì, sì, ma comunque io dovrei smettere proprio di lavorare, fare questo, il mio lavoro. Molti pugili in Italia vorrei fare solo questo, ma purtroppo non siamo in America, non siamo a Londra per fare questo. Certo. Però faccio due cose sempre contemporaneamente. Quindi. Ho capito, va bene. Vorrei soltanto mandare un saluto a Genova, a Celano Box, a Consuelo De Sena, a School Boxing di Asti, che mi hanno aiutato tanto per gli sparring. Grazie ragazzi. E Lucio Randazzo anche mi ha aiutato tantissimo. Saluto Celano Box, la Gymnasium, saluto tutta Genova, davvero ragazzi scusatemi davvero tanto, non mi ricordo veramente i nomi ora in questo momento qua, ho tanta gioia, ma non vorrei mancare nessuno, credetemi, saluto tutti quanti. Non è un problema. Saluto mia mamma, certo. Edia. Certo, allora nuovo campione internazionale IBF, congratulazioni e quindi... Adesso dovrai difendere il titolo. So che stai cercando di ottenere la cittadinanza anche italiana. Sì, sì, sì. Sto cercando di mettermi a posto con la cittadinanza. Ora dopo il titolo ho detto mi metto con calma a farmi le mie cose perché c'è stato il Covid dietro. Vabbè, l'anno scorso ho conquistato il titolo del Mediterraneo. Poi sono andato in Tunisia per vacanze, poi sono tornato, abbiamo lavorato un po' perché credevamo di combattere a maggio e invece poi è saltato per questione di Covid. Ora siamo qui, abbiamo conquistato il titolo intercontinentale e ora ci rilassiamo, facciamo 10 giorni di vacanzina magari, di relax e poi lavoriamo dietro la cittadinanza e altre cose. Ciao. Va bene. Allora, congratulazioni. Grazie mille. Grazie e non ce la possiamo dare. È vero, vero. Massimo vero. È così. Grazie davvero. Congratulazioni e a Mohamed Kalladi, il nuovo campione dei pesi leggeri IBF. E noi adesso vi diamo l'opportunità di seguire Giovanni Rossetti contro Petru Chiocchiu.